Sono qui per dirvi che ragazzi e ragazze non sono ancora al sicuro nell'organizzazione. Non rimarrò in silenzio. Sono consapevole che i ragazzi corrono ancora il rischio di subire violenza negli scout. Sin dagli albori della fondazione, già nel 1908, si evidenziò il problema. Fu creata la cosiddetta Red Flag List. C'è chi li chiama fascicoli della perversione. Erano documenti così delicati che i Boy Scout fecero di tutto per nasconderli ai genitori, alla polizia, ai procuratori e persino ad altri capi scout. Quindi la loro prima mossa fu di occultare le prove, avvertendo un potenziale pericolo sia personale sia di reputazione. Ad abusare di quei bambini sono state delle cattive persone che sono riuscite ad entrare. Non c'è modo di tracciare un profilo e individuarle in anticipo. Che sciocchezza. Alcuni dei loro proclami promozionali provocavano in me una forte irritazione. Ad esempio, i Boy Scout attuano una rigorosa selezione. Parliamo di un movimento per i diritti civili dei minori contro uno dei più grandi trasgressori del mondo. I Boy Scout capirono che sarebbero stati inondati di richieste di risarcimento. Non mi aspettavo dei numeri del genere. 82.000 vittime. Sconcertante. I Boy Scout sapevano la storia sugli abusi sessuali nell'organizzazione. L'ipocrisia di entrambe le organizzazioni è la cosa che mi fa infuriare di più. Il risultato che spero di raggiungere è che nessun altro bambino subisca quello che ho patito io. Quello che mi è successo mi ha portato via qualcosa. Sono stati ignorati molti campanelli d'allarme. Se c'è qualcuno che deve vergognarsi, sono i Boy Scouts of America. Non mi interessa se farò crollare tutta l'organizzazione. È un abominio.